Cantina Pertinace, Barbaresco di OCG. Il Barbaresco è prodotto dall'uva Nebbiolo, l'uva più conosciuta, più amata, quella che tutti prima o poi vogliamo assaggiare. E una delle sue più grandi interpretazioni è proprio nel Barbaresco, le cui uve provengono dal comune di Treso e di Barbaresco, appunto, da cui prende il nome. In bocca è caldo e avvolgente. I sentori più riconosciuti sono quelli della violetta, rosa, spezie, liquirizia, cioccolato e prugna. È un vino che possiamo definire elegante e si presta tantissimo all'invecchiamento. Quando penso alla Cantina Pertinace, penso a uno sguardo unico all'interno del Piemonte, sono le Langhe. Penso a narratori che l'hanno descritta come un luogo quasi magico, con quella nebbia mattutina e quelle uve sui filari. Nelle Langhe c'è una parola principe ed è tradizione. Ma tradizione contiene dentro tante altre parole, soprattutto se pensiamo al mondo del vino. A me viene da pensare a invecchiamento, alle botti, alla pazienza, al tempo che ci vuole per ottenere qualcosa che nel tempo darà grande soddisfazione al palato. Ad oggi il concetto di cooperativa è un concetto molto rivalutato, soprattutto per una filiera di qualità. Questi soci, da 13 che erano, sono 17. Questa è una piccolissima realtà cooperativa che sembra quasi di, come dire, avere a che fare con una realtà familiare di fatto. Gli anni 90 sono stati gli anni di grande svolta per la Cantina Pertinace. Si sono aperti in quegli anni anche non solo mercati italiani, ma mercati esteri, dove sempre di più i vini delle Langhe venivano ricercati e apprezzati. Ad oggi tutto questo lavoro si traduce in una certificazione di qualità e sostenibilità. Essere una cooperativa vuol dire essere una comunità, come Cantina Pertinace, viticoltori del gruppo The Wine Net.